Dai solamente un po' d'Arturo che sì, allora, ci sta posto come diciamo. Ci motiva a fare questi eventi proprio perché come vedete la partecipazione è veramente poca e quindi si punta soprattutto a coinvolgere le persone un po' più sensibili al tema. Quindi grazie a tutti per dedicare queste due ore alla Plastic Free. Io sono Anna Maria Condemi e sono referente Plastic Free per il comune di Locri. E io sono Serena, referente per il comune di Bianco. Io volevo aggiungere qualche cosa. Spesso si pensa che gli ambientalisti sono gli spazzini della comunità. Noi vogliamo precisare una cosa, facciamo queste cose perché vogliamo che si aumenti la sensibilità verso l'ambiente, ma non assolutamente che gli enti non pensino che noi facciamo la parte che avrebbero dovuto fare loro, ci mancherebbe altro. C'è da dire una cosa, che spesso gli enti non supportano adeguatamente quello che noi facciamo. Ad esempio, vi faccio l'esempio di oggi, è stata una manifestazione che i commissari che reggono il comune di Portigliola hanno voluto fortemente, però, giusto per dirvi, non avevano neanche avvisato la ditta che deve ritirare i sacchi. È una cosa che abbiamo fatto noi. Abbiamo avuto la possibilità di interloquire con la ditta e loro ci hanno promesso che non verranno oggi a raccogliere i sacchi, però di lasciarli a bordo strada perché i sacchi verranno ritirati secondo il calendario che loro fanno il ritiro della differenziata. Queste manifestazioni sono manifestazioni che servono anche come momento di aggregazione certo, tra di noi, certo, no? Ci mancherebbe altro ed è una cosa che facciamo noi. Nel comunicato abbiamo scritto venite con la borraccia, con i guanti e con tanta gioia di vivere, perché questo è anche un momento di aggregazione. Stiamo troppo rintanati nel nostro privato perché abbiamo tanti mezzi per comunicare a distanza e ci vediamo poco, parliamo poco anche tra di noi. Questi sono momenti anche in cui noi possiamo, camminando e raccogliendo i rifiuti, scambiare qualche parola, ci conosciamo. Anche dare il nostro esempio a chi ci vede quello che stiamo facendo. Questo assolutamente, quindi Plastic Free, l'Osservatorio Ambientale, ma anche tante altre associazioni, cioè, il MASCI oggi è rappresentato in maniera diciamo preponderante. Siamo presi di convegno. Proprio su quello, lui lo sa benissimo. È una cosa che ci ha fatto piacere, sì. Il fatto che abbiamo coinvolto sia il MASCI di Siderno che il MASCI di Locri. Noi come osservatorio ambientale, oggi voi sapete che le domeniche sono per le attività, ognuno si dedica alle proprie attività, per cui non siamo molto numerosi anche per questo, altrimenti saremmo molto di più. Per quanto riguarda il discorso dell'acqua, voi lo sapete tutti, noi l'acqua la portiamo, è acqua di sorgente, acqua certificata, per cui invitiamo sempre ad usare le borracce, anche questo è un fatto. Noi adulti dovremmo dare l'esempio anche ai ragazzi da questo punto di vista, quindi la borraccia è una cosa fondamentale, così evitiamo la plastica che sta avvelenando un pochino tutto. E senza spostarci possiamo prendere l'acqua a Siderno che d'estate arriva fresca, in piena estate, 40 gradi, l'acqua della fontanella vicino, la cosa fresca arriva. Che si sta smontando, io l'ho fatto presente. Si sta smontando? È sganciata tutto, non so se si è dissaldata, ma vedremo che fanno, si muove tutto, non so se è un tentativo di furto. O a furia di si è logorata da parte sotto, ma domani vediamo. Vabbè, se tu vai per quel discorso delle anelle d'Africa, vedi? È una solo che non posso miscelare le due cose, ho fatto un governo. Sì, è pieno, da una parte e dall'altra. Tu fai il dentro? Sì. Anche più avanti, non pensiamo a quelle pinze. Che ha approfitto per dirti che se vuoi diventare prestiti, tu devi andare sul sito e ti dice...
sì, ma io principalmente, a parte il discorso igienico, sai che perché mi ha pigliato? Per la paschina. Raccogliendo vetro, ma noto che vetro per fortuna non ce n'è tanto. No, no, vetro. Questo è indifferenziato, per fortuna non c'è tanto vetro. Materiale, guarda qua, solo là. Questo è, capito? Proprio esposto, così fai l'effetto tuo. Finì la stagione balneare. Non sembrava sulla spiaggia dove mandare a